Mixer Planet incontra Dario Bagnoli e Fabio Tenuti. Siamo a Gardaland. I nostri locali presentano pochi piatti, ben curati, in modo tale che il servizio sia sempre rapido ed efficace. Ogni locale ha un'offerta diversa, il nostro ospite può scegliere fra diversi ristoranti attivi nel parco. Tutti i ristoranti e bar di Gardaland sono tematizzati, nessuno escluso. Sono tematizzati sia, come puoi vedere, in tutto quello che sono il brand, in quello che è la nostra comunicazione, ma anche nei prodotti. Questo panino è la novità del 2022 per quanto riguarda il Blue Tornado. Infatti il panino si chiama Blue Tornado ed è composto da due svizzere di carne, del formaggio grana in scaglie, pomodoro e una salsa speciale alla cipolla. L'Aloha Beach è il luogo delle poke. Allora, ci troviamo all'Aloha Beach e per garantire la massima qualità dei cocktail in tempi velocissimi abbiamo installato questa macchina semiautomatica. Premendo un bottone riusciamo ad ottenere cocktail perfettamente miscelati e bilanciati. Il ristorante gourmet di Gardaland. Sono 6 proposte nel segno dell'eleganza. Tutti i menu sono dotati di foto per agevolare anche i turisti stranieri. Siamo souk. Siamo nel souk. Chiaramente il cibo è in linea con quello che è l'ambiente intorno. Il chiosco del kebab fa solo kebab e crepe. L'elemento di volta è sicuramente quello della formazione. Più il personale è formato, più il personale sa quello che sta facendo, più è coinvolto nei progetti e più fa parte di una grande squadra. Noi abbiamo un grande, un grande progetto, che è quello di fare una vera e propria accademia all'inizio dell'anno, affinché tutto il nostro staff sia fortemente formato sul prodotto. Il primo step di questa accademia è quello della pizzeria. Tutto il nostro staff segue un corso di 40 ore formative affinché sia preparato. Questa accademia è una realtà in fieri? È una realtà che si sta costituendo in questo momento. Il primo step, come ti raccontavo, è quello della pizzeria, il prossimo sarà la cucina, fino a diventare anche parte dell'operatore di sala. E quando avrà vita questa accademia, secondo te? As soon as possible, e quindi dall'anno prossimo.